Ciao a tutti e bentornati nel canale di Studio 72. Oggi andremo a vedere come eseguire questo effetto di door transition, ossia quando uno apre la porta, no? Si ritrova un'altra sequenza di immagini appunto al di là della porta, come avete visto nella preview. Prima di tutto vi ricordo di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto, ed ora passiamo al nostro tutorial. Io ho aperto Premiere, ho importato appunto la mia sequenza che apro la porta. La prima cosa che andiamo a fare è portarci esattamente nel preciso momento in cui si apre la porta, che si inizia a intravedere appunto l'interno della stanza. Io direi più o meno in questa posizione. Clicchiamo C sulla tastiera in modo da andare a selezionare appunto lo strumento taglia. Andiamo a tagliare appunto la nostra sequenza in modo da avere la parte dove si apre la porta da una parte e l'inizio appunto dall'altra. Ora, quello che semplicemente, tra virgolette semplicemente, dobbiamo andare a fare, che è la procedura più noiosa. Io per comodità mi porto un po' più avanti così vedo bene l'apertura della porta. Andiamo in opacità. Prendiamo lo strumento penna e quello che andiamo a fare semplicemente, io vado ad aumentare anche la scala, è andare a fare una maschera all'interno appunto della nostra porta. Ora, come vedete, ci dà solo l'interno, ci ha tolto la parte che ci interessa, quindi sotto la maschera andiamo a fare invertito. In questo modo ci va a togliere la parte interna della porta e ci lascia appunto visibile tutto il resto. In questo modo. Quindi andiamo a selezionare il marcatore del tracciato maschera in modo che adesso andiamo a interagire sulla trasformazione della nostra maschera. E pian piano quello che dobbiamo andare a fare per tornare a visualizzare il tracciato, clicchiamo su maschera, come vedete ci torna fuori, ci portiamo avanti e andiamo a modificare la nostra maschera in modo da riempire totalmente, da togliere totalmente la parte interna in questo modo. Io lascio una sfumatura di 10 in modo che così, se non è precisissimo, insomma, si nota un po' meno essendo leggermente sfumata. E niente, quello che bisogna fare adesso pian pianino è andare avanti un po' di fotogrammi alla volta, andare a sistemare il nostro tracciato fino alla fine della nostra clip. Questo è il passaggio più noioso. Ora mi porto anche all'inizio che vado a sistemare la parte iniziale. In questo modo, fino a praticamente arrivare quasi alla chiusura della nostra porta. Questo diciamo che è il passaggio più stancante. Si perde, tra virgolette, molto tempo a fare questa cosa, però purtroppo per ottenere questo risultato questa è la nostra unica soluzione. Come vedete, segue il movimento della nostra porta. Qui adesso lo perde perché avevo già finito di fare la modifica del mio tracciato. Comunque, io di qua ho già fatto completamente tutto il mio tracciato. L'ho fatto onde evitare di fare un video lunghissimo, anche perché c'è poco da spiegare, insomma, c'è da andare semplicemente a modificare la nostra maschera fino
alla fine. Dopo, una volta fatto questo, prendiamo il nostro livello, lo portiamo di sopra in modo da avere una traccia libera sotto, come vedete, dove andiamo ad applicare appunto il filmato che vogliamo. Io gli ho importato questo filmato che adesso, andando a visualizzare, come vedete, ci dà, adesso qui non sono stato precisissimo, comunque voi cercate di essere il più preciso possibile, e questa sarebbe la nostra transizione, che è molto carina, che apre e passa a un altro filmato in questo modo. E niente, questo è tutto per quanto riguarda questo semplice tutorial. Diciamo che la parte più noiosa è quella di andare appunto a fare tutto il tracciato della nostra maschera, ma il risultato direi che è molto carino, anche come transizione di un video o come effetto, se vogliamo far comparire all'interno della nostra stanza qualcos'altro che non sia appunto quello che realmente c'è. Bene, questo è tutto per quanto riguarda questo tutorial. Io vi ringrazio di avermi seguito, vi rinnovo l'invito ad iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto, lasciate un like al video se vi è piaciuto, commentate per qualsiasi cosa se avete domande o richieste, visitate il mio sito www.studio-72.net e noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti!